Web spettatori, buongiorno. Da un comunicato stampa della Gilda apprendiamo che il governo si appresta a varare un corposo decreto legge con il quale non solo si provvederebbe alla stabilizzazione dei docenti precari, privandoli del diritto contrattuale al riconoscimento dei servizi già prestati, ma si interverrebbe anche sullo stato giuridico e contrattuale degli insegnanti. Il governo Renzi, durante tutta la campagna del cosiddetto ascolto, non solo ha evitato di incontrare il rappresentante personale della scuola, ma non si è nemmeno confrontato con il Parlamento per progettare il futuro della scuola italiana. Ora si appresta a varare un decreto con carattere d'urgenza che andrebbe a stravolgere la carriera degli insegnanti, la loro retribuzione e il loro stato giuridico. Tutti elementi contrattuali e che non rientrano nella decretazione di urgenza. Infatti l'articolo 77 della Costituzione parla chiaro: il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quanto in casi straordinari di necessità di urgenza, il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Ed è proprio dall'articolo 77 che nasce l'appello di Rino Di Meglio, coordinatore di Gilda UNAMS. Lancio a nome dei docenti italiani un accorato appello al Capo dello Stato per un suo autorevole e urgente intervento che eviti questo atto di prepotenza sugli insegnanti e sulle istituzioni parlamentari. Inoltre, esorto tutti gli insegnanti a mobilitarsi, a rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato. Ed ora passiamo alle RSU 2015. Come sapete, si vota il 3, 4 e 5 marzo nei luoghi di lavoro. Gli orari delle votazioni sono state portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante comunicazione all'albo da parte della Commissione elettorale. Il voto è segreto e personale, non può essere espresso per lettera né per interposta persona, quindi non può essere espresso per delega. Per essere ammessi al voto, gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento. In mancanza di questo documento dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio. La votazione avviene su scheda elettorale comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione. Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sulla intestazione della lista prescelta. Nelle scuole fino a 200 dipendenti si può esprimere una sola preferenza. Sulla scheda sono già riportati i nomi dei candidati e sarà sufficiente segnare il nominativo prescelto. Nelle scuole con più di 200 dipendenti è possibile esprimere 2 preferenze. Attenzione! Le liste con i candidati dovranno essere affisse all'entrata del seggio. Lo scrutinio si svolgerà per tutte le sedi di voto il 6 marzo 2015. Tutto per Gilda News, arrivederci alla prossima.